in un qualche modo sei un pendolare oggi in quanto vivi a Tivoli e hai il lavoro a Carzoli, però sei stato un pendolare, a quanto ho capito, molto più in grande, cioè dal luogo al globo, cioè tra paralleli e meridiani. Non è che sei emigrato per andare in Canada, sei emigrato come operaio, operaio tecnico. Ecco, questo tecnico che hai fatto, in cosa consisteva? In che anno inizia fondamentalmente? Inizia nel 73. Prima, nel 72. E per poter subito di farla breve, ci dici così in qualche secondo quanti paesi ha visitato che ti vengono a mente, poi ti fermi. Ma adesso è una quarantina. Quindi, per dirne alcuni che ti vengono a mente, i più che ti sono rimasti più impressi? In Canada, in due città, poi sono a Parigi, sono stato negli Stati Uniti, sono stato in Messico, sono stato in Thailandia, sono stato in Australia, l'ho detto. In Cina? Sì, in Cina, sono stato a Hong Kong, a Singapore, a Pechino, a Shenzhen, a Shanghai. Il tuo lavoro in cosa consisteva esattamente? Perché c'era bisogno di andare a seguire questi macchinari? Ma perché è una macchina che è stata costruita qua in Italia, a Roma. Progettata, costruita. Che tipo di macchina è? Pompe per il calcestruzzo. Pompe per il calcestruzzo? Pompe per il calcestruzzo. Per spararlo o per farlo? Per gettare i solai delle case, dei grattacieli. No? Ma quindi sparava alto anche? Non sì, fino a 100 metri. Ah, sparava fuori, ecco qui la particolarità, erano pompe per 100 metri. 100 metri. E quindi? E niente, quindi io andavo su questi posti qua perché abbiamo fatto delle dimostrazioni, abbiamo cominciato a Hong Kong come dimostratori, poi abbiamo aperto delle agenzie e poi quindi c'era bisogno di uno che andava a imparare. Quando arrivano i pezzi delle macchine, montarli. Era una ditta grande questa? Quanti dipendenti? Non era grande, 100, quando stavamo al massimo del... saranno stati 150. E tecnici in giro per il mondo? E in giro per il mondo io solo. Quindi un'azienda di 150 persone a Roma, con un brevetto, però ma che un solo tecnico in giro per il mondo di te. Allora qui ci devi dire che cosa è successo, perché tu fossi l'unico tecnico in una ditta che gira il mondo. Io ho cominciato come saldatore, poi un bel giorno è venuto un titolare, si è presentato il titolare e mi ha detto se volevo andare a fare delle prove dimostrative insieme a un altro meccanico, perché io non ero meccanico. Un paio d'anni in giro con questo signore, con questo collega, e poi mi hanno mandato... In giro dove? In giro per il mondo? Nell'Italia. Ah, per l'Italia. Tipo che per... Dalla Sicilia fino al nord, a Belluno. Di Bolzano e poi io ero appena sposato, sarà stato 2-3 anni che ero sposato neanche, ma il proposto, visto che mi sono dato da fare, poi era un mestiere che a me piaceva, una cosa che mi piaceva, l'olio dinamica mi piaceva. Ah, perché questa è una olio dinamica, ecco, è olio dinamica, metalmeccanica, olio dinamica. E quindi mi ha proposto di andare a Palermo, perché a Palermo si doveva aprire un'agenzia e sono stato 4 anni a Palermo. Ah, dopo questa esperienza qui? Dopo Palermo mi ha detto ci sarebbe dei sentrasetti da andare a fare dei collaudi in Estremo Oriente. Io era la prima volta che andavo all'estero. Ah, in assoluto. Quanti anni avevi? Al di fuori dei... della Francia, Germania. E quanti anni avevi in quel periodo? Quanti anni avevi? 23, 22, 25? No, c'avevo 27 anni. 26. Un giovane adulto, insomma. Sì. Scusi, io sono un po' ambizioso, mi piace, e ho detto sì, non c'è problema, io non parlavo né inglese né niente. E quindi come hai fatto? Niente, vabbè, tramite... Il linguaggio tecnico poi si parla. Il linguaggio tecnico si parla, riuscire a parlare. E quindi mi preparano un viaggio che consisteva il primo scalo in Pakistan, poi dovevo andare a Singapore, poi dovevo andare non ricordo l'altro viaggio, che poi siamo andati a Formosa, l'isola di Formosa è l'isola cinese,
no? L'isola vicino alla Cina. E in India. C'è pure la piscina, guarda che forza. Ma certo, se penso al vento che tira stamattina va sopra. E mi sono accorto abbastanza bene, no? No, no, tu sei pronto, che abbiamo un'agenzia a Singapore, mi hanno dato un bel aumento di stipendio e me ne sono andato là. Però la famiglia non l'ho portata perché non era il caso, no? E ho portato con me, credo che mi ero imparato, il bagaglio tecnico, e ho fatto degli anni bellissimi là, perché poi hanno preso... Ah, è durato parecchi anni? Sì, 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 è durato parecchi anni. Da là mi hanno detto, prendi dell'Oriente e l'America. Del Nord? Sì, sì, faccio le foto. E mi sono preso tutto l'Oriente e là decidevo io. Che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto questo lavoro? Beh, oddio, mi ha dato tanto, perché ho dato tanta esperienza, soddisfazioni. Poi avevo uno giovane che era quell'epoca, era un ragazzetto. Vita? La vita, dava tutto, la sicurezza. Momenti la padronanza di chi ero io, insomma, di quello che sono diventato. Ma momenti critici ci sono stati? Momenti critici era quando partivo e stavo in volo e poteva succedere sempre qualcosa di non rivedere i figli. Questo è il distacco alla famiglia. Che poi magari al giorno dopo passava un pochettino, ma alla sera, quando tornai in albergo, un po' stanco, un po' soddisfatto del lavoro, il pensiero era sempre... Ma in questo tipo di lavoro che hai fatto come tecnico, era più un bisogno di controllare quello che succedeva o i clienti avevano realmente bisogno di un tecnico? Dunque, era l'azienda che voleva supervedere o era proprio il cliente che aveva bisogno di essere istruito? Loro mandavano delle macchine, mandavano macchine da montare, pezzi, io li assemblavo con degli aiutanti, che erano bravi meccanici, il medicinieri, non so. E dopodiché andavano a fare delle prove dimostrative, oppure dei collaudi che il cliente la comprava, l'aveva vista lavorare, la comprava, io andavo a fare il collaudo, la mettevo in strada, diciamo, come si dice, no? E facevo il servizio dopo vendita, l'assistenza. In più curavo i magazzini delle agenzie che c'eravamo. Ah, quindi lo stoccaggio, le parti di cambio. Esatto, chi non ce l'aveva, io facevo la lista dei ricambi, mandavo all'opera con il telefax. Ma i macchinari erano di un solo tipo o più tipi? Quelli più tipi, più tipi. Più tipi. Come la 500. Che produzione aveva più o meno questa azienda? Quante macchine al mese poteva fare? Dal mese? No, noi costruiamo una Ferrari, generalmente. Ah, quindi pochi pezzi? Pochi pezzi. E su commissione? Su commissione, sì, sì. Quindi adatti anche al cantiere? Sì, sì, l'agenzia ordinava 5 macchine e noi facevamo 5 macchine. Quell'altra ordinava 3 macchine e noi facevamo. Quanto è vissuta questa azienda? Che storia ha avuto? Questa azienda iniziale che faceva i nastri di trasportatori. Sai, i nastri di trasportatori. In che anni, non lo sai? Questi che facevano prima che arrivassi. Quando sono entrato in questa azienda come saldatore, loro poi facevano i nastri di trasportatori. A Roma? Sì, e io facevo un saldatore, sì. Poi ci sono inventati i nastri di trasportatori sull'autobetoniere per scaricare i muri sulla strada, sì, sì, per fare dei lavori particolari. Poi ci sono inventati la pompa per il calcestruzzo che è montata sulla betoniera. La betoniera e poi c'è la pompa montata sopra. Si chiamava Fortunia questa azienda. Fortunia, sì, il Ringer Fortunia. E quindi quanto è durata? Poi quando è che ha cessato l'attività? Una venticinquina d'anni. Tu sei stato lì, ma l'azienda l'ha chiuso? L'azienda ha chiuso in che anno, dici? Più o meno. Nell'88. Cioè, ma cessa l'azienda anche in virtù di un mercato che decade? Perché la Cina... No. Il mercato era buono. Il mercato era buonissimo. La cosa che volevo chiederti, ma incontrando colleghi che facevano il tuo stesso lavoro, hai sempre registrato un equilibrio, una contentezza o anche problematiche serie? No, di contentezza. Contentezza, quindi sì. Tu hai infilato un mondo sereno. Sì, perché non è che esci la mattina, vai in fabbrica e allora ti stanca un po' la solita... Non era mai la solita cosa. Ti senti importante, veramente, nel vero senso della parola. Il lavoro tuo non potevi far pagliaccio, insomma, non potevi essere sempre in un certo modo, serio.
se sei professionale, perché sennò non lo fai. Ah, chiaro. E lo trovi sempre contento, sì. Quindi ci sta raccontando di un mondo roseo, non è un mondo che ti ha, che ti ha dato problematiche. No, le problematiche, ho detto che non vedi la famiglia, non puoi crescere i figli. Io sono fortunato proprio perché quel lavoro me l'hanno offerto e mi piaceva. Potessi mi soffrire un altro lavoro, l'avrei fatto, ma contro voglia ti stancavi più spesso. Però scusa, quando tu eri a fare il saldatore in questa azienda agli inizi, no? 23 anni, 24, non c'eri solo te, c'era più persone a lavorare. Sì. Quindi la scelta è caduta su di te per il sorriso. No, io sono stato l'ultimo a essere interpellato dal titolare. Ah, ecco l'ultimo. Sì, perché ero l'ultimo proprio entrato. Erano 3 mesi che lavoravo in quella fabbrica. E prima è passato per i più anziani se volevano fare questo tipo di lavoro. Perché l'hanno tutti rifiutato. All'ultimo il capo di guarda, c'è questa canzola che è entrata adesso. Sentilo. Ma io ho accettato subito. Senti, ma il titolare chi era quindi? Un certo Rossi. Era lui il capo grosso? Lui era un grande venditore e ha aperto l'officinetta. Poi l'officinetta per capannone e poi... E da un punto di vista di relazioni aziendali com'era? Una persona cordiale, affettuosa? No, teneva il gruppo bene oppure era un po'... Bene. Lui si è arrabbiato con qualche operaio quando gli hanno portato il sindacato dentro l'officina. Eccoci, ecco, arrivo a questo punto. Comunque è entrato il sindacato molto tardi in questa azienda, perché negli anni 90 sì, è entrato tardi. Fuori tempo massimo. Lui ha detto sempre, guarda, io vedo le scarpe, con questo, io... tutto quello che volete, non portate questa gente dentro, portate quella gente dentro e chiudiamo. Così è stato. È successo che qualcuno è partito con le parti di ricambio da un giorno all'altro, nel senso all'estero c'è una macchina non funziona, manca un pezzo, uno deve fare una... è successo una volta a me in Cina. Che si è rotto un pezzo, non ce l'aveva. Dove a Tianjin. E niente, questo qua mi si è rotto un giunto che collega la pompa idraulica con il motore. Poi sono arrivato da giugno, sono stato in giugno, luglio, agosto. E a me da settembre sono ritornato, perché mi hanno sequestrato un passaporto. Perché? Perché sto pezzo non è arrivato per loro, non, gli italiani non mandavano un pezzo. Per gli italiani il pezzo l'hanno mandato, così sono venuti a me e mi hanno ritirato il passaporto, perché in Cina si rinnova a quell'epoca il passaporto una volta a settimana. Ogni settimana vai là e rinnovano il... E questa volta è successo? Che sono andato là per rinnovarlo e ha detto passa domani. Ripassavo il giorno prezzo, passa domani. E poi uno mi ha detto guarda, se non arriva quel pezzo non ti ritirano il passaporto. È un ostaggio? Un ostaggio. E il pezzo me l'ha bloccato in dogana oppure? Il pezzo è stato 3 mesi in dogana, se ne erano accorti. Ah. Hanno guardato i documenti, io con tanto di scuse, tanto mi hanno fatto pagare la multa, hanno fatto pagare un sequestro di persone. E questo è un momento difficile per te? Questo è un momento brutto, sì, perché non sapevo se ritorno a casa, però, se non potevo ritornare a casa, non sapevo se ci ritornavo. C'è una foto lì in cui te sei a cena, a pranzo, ma c'è un dirigente del partito. Tutti comunisti. Quello che è vestito tipo Mao. Sì, sì, tutti comunisti. No? Tutti? Sono tutti comunisti. Delegati del comune. Delegati del comune. C'era il sindaco, quando noi andavamo a queste cene qua, a queste cene c'era dal sindaco all'assessori, a quelli della banca che comprano le macchine, perché là, a quell'epoca le vendevamo al governo. Ecco perché non potevamo scherzare tanto, mi hanno sequestrato un passaporto. Qui c'era un controllo governativo? Cioè, dico, no? Sì. Ecco, ma eri solo in Cina te? Sì, solo mancato. Ma quando avvengono i fatti te la vendi? Stavo là. Dove eri? Stavo proprio a Tianjin, a 70 km dalla Cina. E si percepiva qualcosa accadeva? Come no? Che cosa percepisti in quell'anno? C'erano, beh no, che non era tranquilla, che i studenti venivano là messa per le cose del trafugio, chi l'operaio ti diceva lascia lo stampo e ti passi i guai, finché è successo questo della rivoluzione dei studenti, che hanno fatto proprio la rivoluzione e allora sono venuti per l'albergo e ci hanno espulso. Ha espulso proprio? Sì, ci hanno rimandato un COVID. Tutti gli italiani, gli stranieri, li mandano via. Cioè dopo i fiati di me, tutti sì, via? Sì, sì, sì. Ma ecco, ora si va a concludere questa chiacchierata e poi magari se c'è da sviluppare, si svilupperà. Ma mi sta raccontando tutte rose e fiori, però sa, delle emozioni un po' forti a volte le hai percepite. No, quelle sì. Cioè quindi cosa percepisci una persona buttata nel mondo a fare un lavoro come il tuo, a parte crederci e tutto? Qual è l'impatto più difficile?
già da adesso la difficoltà. Passo l'impatto di figlio la lingua. La lingua. Non li capisci. Non li capisci. Non li capisci quello che dicono in modo alterato, come i giapponesi che parlano alterato, che non sai se stanno di una battuta o se stanno di ammazza o se stai, capito? Quindi ora concludiamo, magari poi si vede quante volte sarei stato in Cina. Di viaggi ne ho fatti minimo 50 avanti e indietro. Ecco, quindi la Cina ce l'hai in testa? Sì. E che effetto ti fa ora fare il pendolare tra Carzoni e Tivoli, ricordando un pendolarismo più grande? È un lavoro che in qualche modo ti ha rinchiuso rispetto al mondo che hai visto? Sì, oppure i primi mesi ci soffrivo. Hai sofferto, sì. Cioè, quindi è più questo lavoro che ti ha fatto soffrire? Galera, qua sta una galera, tuttora, però adesso è già un po' più, mi sono abituato un pochettino. Stai con tuo figlio, stai col figlio che ti importa. La nostra stazione.